non ce la fa più, attenzione, e finisce qua il match. Incredibile, Nati non dà il cambio a Six. Ma non ho capito che sia successo, e finisce dunque così. Ci troviamo con Katia qui, nello spogliatoio, con chi sta parlando? Hey Nati, I make the same speech that I made to your friends, your friend Kimberly. You are still in time to take a good decision. Just listen to me. And try to fight against me this Monday at the Royal Rumble match. But it could sound to an end in the same way. It's not a threat. Take this as an advice. He's a baby girl. Just that. Cioè Nati come farà a vincere a battere Katia? Non lo so proprio, veramente. Che Katia potrebbe distruggerla e mandarla all'ospedale così come ha fatto con Gilbert. Io ho molta paura, ho paura che questo possa risuccedere lunedì notte alla Royal Rumble. Ora questo è l'ingresso di Dave Johnson, che oggi affronterà Mike Barbo dopo l'incredibile squalifica. Nati Six, quando Nati non ha dato il cambio entro il conto di 5 per la troppa stanchezza. Che situazione, ragazzi, Ecco qui Michael Bardo, lottatore di cui si parla molto bene anche singolarmente. Certamente deve migliorare, ma lui singolarmente, se non erro, ha già vinto un match. Vero, ha perso contro Six, ma si ha battuto Big Mike singolarmente. Perciò non è uno così, diciamo. E in coppia hanno battuto anche Edward e Finn, quando Edward ci fu il terribile tradimento di Edward ai danni del suo ex migliore amico, ovvero Sean Finn. Penso che questa sia veramente una puntata incredibile. Da una parte la squalifica con un match durato più di 15 minuti, dall'altra parte adesso David Johnson deve, insomma, portare avanti la bandiera della loro coppia. Perché Six, è vero, David Johnson è quello che si fa schienare nei match di coppia, si è fatto schienare nel match per i titoli di coppia, poi la scorsa settimana si è fatto schienare per primo, però sicuramente è ancora imbattuto, 4 vittorie su 4, perciò prima di parlare aspettiamo, perché veramente David Johnson, se oggi dovesse vincere, potrebbe comunque risollevare il morale di Six, insomma, a causa di una diva ha perso un po' la sua allegria oggi Six, infatti si è andato tutto sconsolato. David Johnson invece oggi può fare 5 su 5 singolarmente, può essere, può rimanere imbattuto nei match singoli questo ragazzo di grandi qualità, però qui Michael Bardo lo prende! Belli tu belli! E beh, se Michael Bardo dovesse battere David Johnson, ci dobbiamo chiedere una cosa. David Johnson è così più forte di Six, sicuramente forse, però non lo so perché, cioè, Six ha battuto il Mike, l'ha battuto, anche rischiando qualche cosa, ma l'ha fatto. D'altra parte, David Johnson oggi deve fare lo stesso se vuole dimostrare a Six di essere anche più forte di lui, perché lui, David Johnson, è ancora imbattuto. Sta lottando molto meglio il Bardo. Eh sì, David Johnson oggi vuole manovre, mentre il Bardo ha tentato più manovre di forza. Ora bisogna vedere se riuscirà a resistere, a contenerlo. E infatti adesso David Johnson sarà lui a guidare il match, suplex, e il Mike Bardo qui, Mike si è stancato un po' troppo all'inizio, secondo me ha sbagliato a contenere le dosi. Eh sì,
veramente Frank e Bardo singolarmente non sanno contenersi. Quindi Spinebuster, però da parte di David Johnson, che ora è veramente pronto per poter eseguire la sua bottiglia bottom, ma niente a fare, attenzione, una ginocchiata, niente a fare, lo mette giù, ma il Mike, attenzione alla sua potenza, veramente straordinaria. Mike la manda all'angolo, ma no, mossa all'angolo, attenzione, eh sì, anche il regolare, d'altronde lì che devono giocare d'astuzia, sia il Frank sia il Mike. Mentre insomma il nostro main event è sempre lo stesso, anzi è stato modificato questa sera da Alexander, il nostro general manager, perché sarà uno steel cage tra Match e Death, match davvero per Match molto difficile, e stando a quanto ci è stato appena ricapitato tramite messaggi sul computer, Match ed Alexander non potranno toccarsi, altrimenti se Match dovesse toccare Alexander perderebbe il titolo anche questa sera stessa, mentre se Alexander dovesse toccare Match non avrebbe più il suo match titolato, perciò non si possono toccare, guardare sì ma non toccare. Steel Cage match questa sera, per non parlare dell'altro match di coppia bellissimo che avverrà proprio dopo questo match, Thor e Ryman affronteranno Edward e Barry in un false contender match. Altra Spinebuster Slam da parte di David Johnson, che però deve chiudere il match, deve chiudere il match, un po' troppo lento qui David Johnson, non lo so. Body Slam intanto, aia fa male questa mossa, fa molto male. È l'uscita qua, questa irlandese, in irlandese del Mike. Però mi sembrano molto stanchi, forse non hanno voglia magari di dare un grande spettacolo, dove alla fine cosa hanno da dimostrare? Arrivare a poco da Royal Rumble, probabilmente niente, tanto qui, oh mio Dio! Backbreaker in versione Dragon Suplex, in versione Double Arm Backbreaker, mamma mia, davvero una bella manovra con le David Johnson, no? Ancora lo so, della Powerbomb, oh mio Dio, una Powerbomb, no, oh mio Dio, Pile Driver, palo accompagnato, mamma mia, davvero, stavolta le ha fatto male. Eh sì, il Frank potrebbe anche subire il colpo in futuro a questo match. Risponde molto bene con Knee Breaker, bel match, adesso sta venendo fuori, ma ovviamente non potevamo chiedere un match velocissimo tra questi due colossi del ring, David Johnson e Michael Bardo. David Johnson mira anche tecnicamente, vuole giocarsela quest'oggi. Il Mike sbaglia, e adesso un match molto lento, infatti i fan vorrebbero qualcosa di più da David Johnson, qualcosa di più magari, perché non è che stia facendo molto, i due si guardano, oh, una close line non l'ha colpito, ma insomma è lì, ancora David Johnson, e lui a attaccare questa volta, ancora sbaglia tutto, David Johnson ribalta la situazione, ma il Mike sembra avere una marcia in più quest'oggi, a parte il pile driver. Suplex d'arrivo, attenzione! Ah, che botta questa! Il Mike è alle reti del match in mano. Non può fallire. David Johnson, però attenzione, lo prende! E mantiene a botta da nulla! Incredibile! Però non so se ha le forze per schienarlo. Sì, lo schiena, 1, 2, e non basta! È incredibile! Non basta questa manovra! E infatti Mike Bardo lo solleva, oh mio Dio, se lo carica, oh mamma mia che manovra, ma neanche lui ha le forze per schienarlo, ne droppa, allora arriva, sì, ma hanno seguito tutte le loro migliori manovre, mamma mia ragazzi, il match si è acceso tutto in un attimo, attenzione, altro pile driver, stavolta cadrà vicino al centro del ring, che legnata. Qua penso che veramente possa chiudere David Johnson alle spalle, niente a fare, Mike Bardo usciva a lui alle spalle, lo gira, attenzione, roll up incredibile, 1, 2, e non basta, grandissimo match comunque tra questi due,
altro che giocarsela facile. Questi due vogliono veramente vendere cara la belli, ecco perché stavano così lentamente. Braccio teso di David Johnson, che ora è pronto a chiudere l'estremità con la Montilla Bottom. Probabilmente anzi non passa un calcio indietro. Michael Bardeggia in piedi, attenzione, schiva la manovra. David Johnson non aspetta il barco, niente a fare, braccio teso. L'ha parato qui, David Johnson può essere stordito. Vediamo qui, lo blocca Michael Bardo. Ha riuscito, vediamo chi la vince, attenzione, il tosto. Attenzione, David Johnson qui potrebbe chiudere il match. Con la bottiglia Button, se ancora le forze, vediamo se ci riesce. Niente da fare, il Mike se gli scivola alle spalle. Bel match, incredibile. Nessuno dei due vuole abdicare così facilmente. Se le stanno dando di santa ragione, ragazzi. Neanche fosse un match titolato. Gli smash all'angolo. Qua è finita per David che sta perdendo la sua imbattibilità. Roll up di Johnson. 1, 2 e 3. Incredibile. Non ci credo. David Johnson vince il match per schieramento con un roll up velocissimo. David Johnson che resta dunque ancora una volta imbattuto, undefeated in WWF, 5 match su 5, ovviamente non con grandissimi superstar, ma con una superstar di medio-basso livello. Bravo David Johnson, oggi con molta fatica è riuscito a prevalere. Ora andiamo nel backstage, nell'ufficio di Alexandra, che oggi è il nostro JM. Che succede? Che sta succedendo? Alexander infatti aspetta qualcuno. Victor! Alexander, I gotta ask you something important for tonight. I'm here to receive everything, and you know that. Yeah, I know that I heard this speech at the beginning of this show. And I want to congratulate you with you for everything. But now I wanna challenge Jeff Mill for his role, the 13th position at the Royal Rumble. Vic, you're putting me in a bad position. I don't wanna travel with the management. Listen to me tonight. If I beat Nicholson, I'm going to face FML too. It's not awesome for you, for the show, for everybody. Okay, but you gotta beat him or nothing, okay? Okay, Alexander, you're wrong. For sure, I'll beat everything and everybody. Incredibile, Alexander qui forse ha sbagliato a mettere Victor contro Nicholson, e se vince Victor andrà contro FMO per il 30° posto. Incredibile. Pensate, risale
al pre-show, se non erro, di WWF Death Sentence, con Bret Flair, quindi addirittura di Survivor Series. Pensate quanto tempo fa, circa 2 mesi fa, quindi eccoli qua i fratelli della morte, scusate, Rayman e Thor.